Ha preso il via venerdì scorso a Castelnuovo Garfagnana presso l'ex pista di pattinaggio la terza edizione della Bella Estate, rassegna letteraria all'ombra della Rocca Ariostesca. Un appuntamento giunto alla terza edizione che ogni anno conferma sempre più il gradimento del pubblico. La prima serata si è aperta con il saluto del sindaco e con quello di Alba Donati che ha presentato il programma dei 7 appuntamenti. Grazie ad Alba Donati e alla sua direzione artistica, 7 appuntamenti importanti che proiettano Castelnuovo in una dimensione culturale importante sia a livello regionale che a livello nazionale. Penso sia una grande occasione per tutta la gente della Garfagnana e soprattutto anche per i tanti turisti che verranno da noi. Poi la scena è stata tutta per il primo ospite della rassegna, il comico fiorentino Paolo Ender, che ha presentato il suo libro dal titolo La giovinezza è sopravvalutata, manifesto per una vecchiaia felice. Proprio sul tema della vecchiaia, davanti a un numeroso pubblico, Marco Vicari, coautore del libro, ha incalzato di domande il comico. Ridere delle mie paure, delle nostre paure, gli anni che passano, la vecchiaia che si avvicina, capito? Anche per un ragazzo giovane come me, per tutti si avvicina la vecchiaia. Quella che Leopardi ha definito la detestata soglia di vecchiezza, ecco, si avvicina per tutti e mi chiedo e ci chiediamo in questo libro, ridendo e scherzando, ma è veramente così detestabile la vecchiezza? Intendiamoci, io sono ben contento di essere stato giovane, non mi fraintendete, ecco, mi sono trovato bene, mi è piaciuto e lo rifarei anche volentieri. Prossimo appuntamento quello con la giornalista Benedetta Tobaci che venerdì 12 luglio alle 21 presenterà il suo libro dal titolo Piazza Fontana, il processo impossibile.